Ugolo Pinto è un fotografo e direttore della fotografia di origini lucane. Inizia la sua avventura nel mondo della fotografia fin dall'adolescenza, seguendo le orme del padre. Dopo gli studi in ingegneria meccanica alla Federico II di Napoli, frequenta i corsi professionali di fotografia pubblicitaria e moda presso la John Cavendish School di Milano. Perfeziona i suoi studi frequentando a Roma la nuova Università di Cinema e Televisione, fondata da Pasqualino De Santis, nel cui direttivo figurano i nomi di rilevanza mondiale, tra cui Michelangelo Antonioni, che firma il suo attestato di direttore della fotografia. Inizia a frequentare set cinematografici, dapprima come macchinista, assistente operatore e in seguito operatore di macchine ed operatore steadicam per i suoi maestri Pino Minori, Maurizio Calvesi, Terek Ben Abdallah, Sergio Salvati, Roberto Forges d'Avanzati. A completare la sua crescita artistica è la conoscenza di Luciano Emmer, inventore del cosiddetto neorealismo rosa e regista di spicco della Nouvelle Vague, che lo seguirà per tutti i suoi ultimi lavori: Viaggio ai confini dell'arte, Les Flammes del Paradis, Piranesi, Le carceri d'invenzione, Goya, La Paz in la guerra, La musa pensosa, Viaggio notturno attraverso le mie stanze e Raffaello. Realizza come direttore della fotografia numerosi documentari, tra cui si sottolineano Monk with a Camera di Guido Santi e Tina Mascara, Asphalt Stars Production di Los Angeles, selezionato agli Oscar del 2015, Barbiana 65, La lezione di Don Minani di D'Alessandro, presentato alla Mostra di Venezia 2017, finalista ai Nastri d'Argento, e The Family Wrestling, documentario sulla famiglia Coppola. Numerosi sono anche i lungometraggi. Crocodile di Bessoni è il miglior film per il Puerto Rico Horror Film Festival e menzione Silver Melier al Sitges di Barcellona. Per Sofia di Paganelli è selezionato a numerosi festival, tra i quali Miami, Shanghai, Phuket, Creature Cree della New Pandora Film e distribuito in USA, Germania e Francia. Nell'ambito degli spot e videoclip musicali si sottolineano Stato di emergenza di 99 Posse, Cattivi maestri degli Aguanaway, Operatore Steadicam per Buoni o Cattivi di Vasco Rossi, Spot Suzuki Swift, Shaking Girl, Videoarte di Italo Ruffi. La sua continua sperimentazione lo porta a collaborare con la società di effetti speciali Unità C1 per la realizzazione di scenografie video per le opere liriche del maestro Pieralli, tra cui Alexander Nevsky, Le Metamorfosi di Kafka, Adelaide di Borgogna. Nel 2013 entra a far parte del corpo docenti dell'École de la Cité di Luc Besson a Parigi, Saint-Denis. Continua tuttora interventi teorici pratici presso alcune scuole di cinema, tra le quali la Pi Greco M di Napoli, Dipartimento di Antropologia Visuale, Università di Copenaghen. Nel giugno 2014 partecipa con la sua opera fotografica Generazioni alla Triennale di Arti Visive di Roma a cura di Daniele Radini Tedeschi con Achille Bonito Oliva. Attualmente è impegnato su vari progetti, tra cui il film storico coproduzione Francia-Algeria-Tunisia sul personaggio Larbi Ben Mahedi, figura centrale della battaglia di Algeri, Heliopolis, un film di Kazel Jaffar, Un amour à la Casbah, film di Bekalem Hajadi. E proprio per Heliopolis, questa sera, Ugolo Pinto riceve il Basilicata Cinema Movie Award come miglior fotografia.